Allora, la nostra Anaca con il nostro Yuri che lavora a Lucca, l'hotel Noblesse, va bene, dove c'è anche un bel ristorante, esattamente. Ottimo. Allora, ci porta un classico delle feste, quindi guardate quanti suggerimenti carini stasera. Petto d'anatra, tagliato la parte della pelle. Ora che ci hai messo? Ho messo il sale, però ma non che è un sale normale, è un sale che faccio io. C'è buccia d'arancia, buccia di limone, che delizia. Alloro, rosmarino, salvia, un po' di cipolla rossa, c'è dell'aglio, ci metto delle bacche di ginepro e delle foglie di mirto. Che, sale drogato. Mamma mia, questo completamente. È un sale drogato e poi tostato in forno. Il sale dei sensi, potremmo dire. Bene, allora l'hai messo lì. Sì, l'ho fatta rosolare da una parte, l'ho girata, l'ho salata, aggiungo la nostra frutta secca. Quindi frutta secca ora per le feste ne abbiamo tanta. I fichi secchi e le albicocche. Che anche io adoro. Questo è zucchero invece. Quindi è un dolce forte. Che, esattamente, che ci servirà a fare la parte del caramello. Piatto velocissimo. Succo d'arancia. E vino rosso. Allora, noi lo seguiamo mentre cuoce, guardate che bello, deve evaporare, quindi non chiudiamo nulla, vero Yuri? Esattamente. E andiamo a vedere nel frattempo il salmone, per le feste abbiamo sempre un salmone in casa, va bene? Eh? Abbiamo se lo compriamo innanzitutto, e va comprato buono. Esattamente. Ok? Perché il salmone si può pagare da 6 euro a 30. Beh, ma ora, insomma... Ci si può stanca a 22. Quando ci concediamo il salmone, concediamocelo concedere, un certo tipo. Sì, bisogna concedercelo. Senti, allora... Questa è una varietà Alaska, il salmone Sockeye. Che è quello più alto. Completamente selvaggio, quindi di cattura, non è allevato. Preso la parte centrale, ok? Ora qui facciamo un po' di scarto, ma volendo a casa questo si recupera sempre, eh? Mi prendo proprio la parte centrale, quella alta uguale, in modo tale che dovendone fare una tagliata abbiamo una cottura il più possibile uniforme. Ci basta questo pezzo qui? Sì, certo che ci basta. Mezzo per uno? Sì, loro niente, però allora. No, dobbiamo, sì, anche a loro. Abbiamo fatto il nostro pezzettino, va bene? Allora, lui è stato in Messico, fra l'altro, dove ha preso questa novità, che peraltro non era una novità, no, del ceviche, però, ma questo che l'ho messo così è stato. L'ho messo così perché adesso lo mettiamo a marinare, ecco, ok? Gli diamo una marinaturina. Ora, io il lime qua, buono come quello vabbè, in Messico, insomma, non c'è. Vabbè, allora ho preso un mandarino. Va bene, però che è anche molto delicato. Viene dal Messico, viene il mandarino? Il lime. Sì, sì, sono veramente buoni. Qui ti sta si trovano anche qua, però chiaramente dopo che hanno fatto l'oceano, purtroppo. Comunque, diciamo che fra i tanti prodotti, essendo a lenta maturazione, il lime resiste e regge molto. Sì, comunque sì. L'aromaticità del lime può essere ritrovata abbastanza nel mandarino, ma poco nel limone. Allora io infatti metto mandarino, ok, e un poco di limone, ma proprio, guarda, hai visto, proporzione nemmeno un terzo. Lo lasciamo a marinare, ok? Il grado di marinatura è a piacere, più marina e più cuoce. A me piace poco, e a me piace tanto. Allora dovete sapere che il ceviche è uno dei piatti più importanti del Sud America. Della cultura di tutto il centro e Sud America. Prevede un pesce crudo, ma in genere misto, che va dal polpo al pesce tipo pesce bianco. Sì, ma il pesce bianco soprattutto, e tanto anche frutti di mare, i gamberi molto vi piacciono, ho notato. Vengono marinato, viene poi tagliato, esatto. Loro lo fanno a pezzetti, a bocconcini molto piccoli. Sì. E questa è una cosa che a me solitamente non piace. Oh, i ragazzi qua chiacchierano, non stanno attenti, ma ragazzi, stanno consultando. C'è la signora Rottermeier qua che smetti di chiacchierare. Allora, la ceviche prevede anche delle verdure. In genere? In genere si usa cipolla, e io ho usato un cipollotto fresco, ma la cipolla là è bellissima, non è acuta. Ne mangi quanta ne vuoi, veramente, è stata una cosa sorprendente. Poi ci abbiamo messo del sedano, io ho messo il cuore del sedano, vedi che bello minerale, mi piace molto, la foglia, guarda, ci mettiamo anche la foglia, ok? Ci abbiamo messo un peperone verde, che non dolce. È detto che loro mettano sempre, però, In alcune zone sì, in alcune zone no. In Messico sì.
Poi ci abbiamo messo un po' di pomodoro e io ci ho messo pomodori che in questo momento sono quelli che preferisco un po' perché sono un po' più maturi. Ci abbiamo messo un datterino tagliato a cubetti molto piccolini in modo che non rimanga molto sotto i denti. Ci mettiamo poi, e qui gli do la mia impronta, un goccio di finocchio e ci ho messo il ciuffetto del finocchio e anche proprio un pezzettino di lamella, ok, sempre tagliato a cubetti. Allora, la cipolla ce l'abbiamo messo, solitamente ci viene messo anche l'aglio. L'aglio io non ce l'ho messo dentro qua perché non mi piace ritrovarlo. Ho fatto insaporire due spicchietti d'aglio, vedi, guarda, li ho fatti insaporire nell'olio, nella padella. Quindi ho profumato l'olio che poi mi servirà per la cottura, quindi l'aglio lo ritroviamo lì. Che cosa mi manca che solitamente viene usato, secondo me, un po' anche troppo? Il culantro. Il cilantro. Niente che coriandolo. Esatto. Allora lo usano in modo veramente spropositato, secondo me. Tant'è vero che spesso tutto sa veramente di questo cilantro. Allora io ho preferito metterci un ciuffettino di prezzemolo fresco. Quindi ci mettiamo proprio il ciuffettino del prezzemolo, tritato anche grossolanamente, a loro piace molto questa cosa a pezzetti grossolani e devo dire che mi trovano d'accordo. Quando l'anatra è pronta fammelo sapere. Nelle verdure mettiamo l'altro mezzo mandarino e un altro poco di limone, l'aggiustiamo appena appena con una presa di sale, una mulinata di pepe veloce, ok? E vediamo un'amalgamata e questa è la nostra verdura per la ceviche. In una padella ora bella antiaderente, io sai che uso il rame stagnato, quindi preferisco quello, asciugo un pochino il salmone nel grembio, vedi come proprio i veri delinquenti, prendiamo un peperoncino che non può mancare, non deve mancare in questa ricetta, lo andiamo a mettere nella padella sull'olio che gli dà un po' proprio di sapore, un goccio di sale sulla padella, padella ben calda, eccolo qua, senti, già come sfregola. Come mai non l'hai messo dalla parte della pelle? Perché sono un somaro e mi sono sbagliato, l'ho messo prima di là e poi di qua. Dopo lo giriamo, va bene? Allora, una scatoletta, questo, guarda bellino. Sì, bellissimo. Allora, nel frattempo ci mettiamo anche un contornino. Sì. Guarda, mi sono fatto prestare da Alessio che ha fatto i fiocchi di patate, li ho visti, ho detto, tac, fermati, mi fai un tortino, guarda, ho fatto un piccolo tortino aromatizzato solo con un po' di pepe, un poco di farina da polenta, quella istantanea, così gli dà la croccantezza, ok? Ci siamo? Perfetto. Ci siamo, anche perché ricordiamo nel vero ceviche che non viene cotto ma viene fatto crudo, viene messa sempre una patata dolce e viene adagiato insieme a tutte queste verdure ma con tante foglie di lattuga che sono allora, proprio la base. E io vedi, ora la patata dolce non è esattamente dolce, ma io ce l'avevo. Eccola, io mi fai qua. Dimenticare, te, mi distrai, mi fai tutti l'accenni. Vabbè. Allora, guarda, la patata che io ho lessato, la facciamo a cubettini così e la mettiamo nelle verdure. Voilà. Guardate che delizia. Quando vuoi. Siamo pronti con l'anatra. Allora, mentre lui aggiunge questi tocchi di patata, questa la giro. Rigirerai, certo. E tempo 2 minuti, il tempo in cui che noi finiamo di là, poi ritorniamo di qua e poi aspettiamo il tonno più veloce dell'West, potremmo dire, della nostra Susanna. Allora, che allora, bello, è pronta, ha fatto la sua salsetta. Ha fatto anche un sughetto delizioso, però avete visto mi è rimasto bella bombatona. La prendiamo, la mettiamo qua. Queste sono delle fettine di mandarino. Ecco, questo cosa sono i mandarini? Questo è il mandarino col questo cioccolato. Lo mangio io. Va bene, ne mettiamo una sola. Che può ricordare quasi il dolce forte, visto che è fatto con il cacao in genere, no? Vicino tutte le sue guarnizioni. Yuri, devo dire la verità che stare qui a respirare il profumino di questo fondo di cottura, mamma mia. A salzarla. La salziamo sopra in modo che il calore sciolga anche il cioccolato. E avete visto, il nostro Yuri, contrariamente a quello che fanno tanti, non lo taglia, perché deve essere proprio colui che non c'è bisogno di far vedere che è rosa. Perché mi deve rimanere calda. Deve dentro. Rimanere calda, invece tutti scaloppano, non è vero, deve essere portato giusto, e un bravo chef lo sa, e aperto da colui che sarà il fortunato a mangiarlo, vero?
Bravo, bravo. Grazie. Il nostro Yuri. Per favore ricordami con la videata degli ingredienti tutto quello che abbiamo fatto in questo piatto di festa. Allora, abbiamo preso l'anatra, l'abbiamo tagliata, rosolata in una padella senza mettere olio, perché già il grasso della pelle e serve da materia grassa. L'abbiamo girata, l'abbiamo salata, abbiamo aggiunto la frutta secca, dello zucchero. Per frutta secca ricordiamo che potremmo mettere anche i datteri, però noi siamo rimasti mettere. In Italia. Io avevo fichi, questa roba in casa e questo ho portato. Fichi e albicocche secche, lo zucchero e il vino rosso. Ecco, questo è il tempo di cottura, è un tempo di cottura stimato nei 5 minuti come massimo. Sì, poco più. E abbiamo un piatto da un bel vino rosso. Allora a questo punto nei piatti sono lo stinco con i rapini e con questo, diciamo, poetico, non lo posso chiamare pure, se no lui si arrabbia, onda di patata, va bene? Poi abbiamo invece questa tartare, non tartare, perché è stata cotta in forno con queste melanzane sontuose, un piatto leggerissimo, delizioso, molto raffinato con questi tocchi di finocchietto che ha fatto Andrea Sammaritano del Tropos di Firenze. Questa meraviglia, ti dirò, è proprio un piatto lucchese, perché è elegantissimo, ma è assolutamente anche soft. Però corriamo subito da lui, che non si sa come ha abbandonato lo sgombo, ha abbandonato tutto, si è dedicato al salmone. No, questo era solo per suggerire qualcosa per le feste di Natale, no? Ecco. La lattuga che mi hai detto, io ci ho messo, l'ho riportato sulla terra, ci ho messo le foglie della barbabietola, il ciuffetto della barbabietola rossa, che ha proprio questa nota forte terrosa, e andiamo ora a tagliare il salmone come fosse una tagliata proprio di chianina, no? Allora, io vi posso dire che il salmone è quello buono, costa di più, però non lascia grasso, infatti l'avete visto lì, non ha lasciato la padella, unto. Visto? Guarda che colore, guarda che colore, che meraviglia. Mamma dentro mia. La cottura poi ognuno se la aggiusta come vuole. Quale sarà il più buono del reame stasera? Con tutti questi chef ho perso la testa. Io il più bello voglio essere. Poi più bello. Vada cosa ci scusa, con l'olio. Vabbè. Allora, uno è il più bello, un po' di uno pepe. È più giovane. L'abbiamo impiattato, hai visto, ha messo le verdure della ceviche, ancora un filo d'olio, il tortino di patate che lo abbiamo fatto, se vogliamo ce lo mettiamo, anche questo non ci dispiace. Piatto bellissimo d'autore, veramente, potremmo dirle, un ricordo di un viaggio che ha fatto con suo figlio. Smetti di mangiare di tutto, perché lui qua arriva qui e mangia, invece di mangiare, ricordami la vediata degli ingredienti. Allora, abbiamo il salmone, lo dobbiamo solo prendere la parte centrale, cuocerlo a mo' di scottata su una padella antiaderente. Facciamo una ceviche rivisitata con cipolla, sedano, patata, pomodoro, prezzemolo e un peperoncino verde. E volendo anche l'aglio, che e l'aglio introduciamo come nota nell'olio della padella. Poi adagiamo sul nostro piatto le verdure e ci scaloppiamo sopra il salmone. Okay? Ricordiamoci, se avete il lime va bene il lime, altrimenti è delizioso proprio mandarino. Il mandarino. Esatto. La patata l'abbiamo detta, ecco, ha mangiato anche quello? No, che devo fare? Ma quest'uomo... Se no si freddava, capito? Ma te è vero che sei bello vigoroso, però mangiucchi dalla mattina alla sera. Difendete i vostri piatti, miei prodi. Va bene, soprattutto la nostra Susanna, che ha bisogno di qualcuno che le tenga il microfono e che ci ricorda che farà un'altra passione di coloro che veramente, in alternativa al salmone, vogliono sempre e soltanto il tonno rosso. Smetti di mangiare. Oh, ti sequestro tutto. Vieni qua, basta. Allora, Susanna, prendiamo un filetto di tonno, bello, che io ho già, molto bello, sì. Anche questo. Che io ho già tagliato a cubetti, perché viene a porzione ed è molto carino anche presentato. E qui se ne può fare già diversi, come nella fetta. Poi si mette si mette nel sesamo. Che quindi darà croccantezza, sì, ma anche oli essenziali, sì, che preservano. E si mette subito nella padella, a scaldata. Ah, una padella, scusami, senza che ci sia niente? Senza niente. Senti, perché hai lasciato, l'hai messo solo di lato e perché non l'hai messo deve in poperole girare e cuocersi ai lati. In poperole la parte interna deve rimanere il cuore colore del salmone, insomma. Ah, avete visto? Allora, io spero che abbiate notato quello che ha fatto lei, cioè non ha appoggiato nella parte centrale, ma l'ha lasciato invece nell'altra parte, sì, nei laterali. Sì, e sì. Poi questa è una cosa semplicissima. Sì, cosa molto semplice. Metterai? Poi viene messo
Anche del pane tostato. Io uso questi crackers che sono molto buoni, dove io mi servo da un panificio che li fa, che sono veramente ottimi. Ah, e qual è questo panificio? Cecconi, sempre a Calenzano. Ecco. È veramente, fa delle cose buonissime. Sentite Prodi assaggiare. Con farine particolari. Poi viene messo un letto di cipolla caramellata al di sotto. Eccoci, come si fa a caramellare la cipolla? Caramellare la cipolla è molto semplice, ci si mette del burro, cipolla tagliata a fettine, si lascia un po' arrosolare e poi piano piano ci si aggiunge dello zucchero. Alla fine della cottura ci buttiamo uno spruzzo di aceto. Facciamo evaporare e la cipolla caramellata, che si può abbinare benissimo in qualsiasi tipo di piatto, tende a dare quell'agrodolce molto interessante. Ecco, voi vedete che comunque sta cuocendo, ma deve essere una cosa leggera, leggera, leggera. Sì, sì. Allora, vogliamo ricordare per favore, cara Susanna, che cosa dobbiamo fare per creare questo, che potrebbe essere anche due fettine a crudo messe lì sopra? Sì. Perché non lo facciamo, le mettiamo sì, a crudo? Benissimo. Nel frattempo, e ci mettiamo sopra i semini di sesamo, sì, che potrebbero essere una semplice... Anche una tartara, volendo. No, facciamo due ricciolini. Ah, ok, va bene. Che dici? Sì, sì, perfetto. Basta tartare, già. Andiamo con i ricciolini. Così? Sì. Ecco, interessante. Guarda, mettiamolo così, va bene? Sì. Eccolo qua, quindi ora questo è venuto anche troppo grande. Sì. Ci mettiamo del sesamo. Del sesamo, dell'erba cipollina che va a rifinire. Perfetto. Del sale e dell'olio a crudo, sempre olio extravergine d'oliva, per rifinire il piatto. Ecco qua. Guardate che bello. Poi nel frattempo noi intanto definiamo e finiamo di cuocere il tonno, che alla fine andrà a creare un'altra tipologia, quindi una consistenza diversa dovuta a una leggerissima, leggerissima cottura. Infatti il segreto è avere appena appena abbrustolito, vero? Sì. Susanna, poco poco? Poco poco, perché poi deve rimanere proprio al contatto. Che buono. Guardate, ecco, uno è già pronto, lo possiamo mettere lì nel piatto, e ricordiamo che Susanna da Carmagnini fa tanti bei piattini. Allora, Susanna, per favore, ricordiamo quello che hai fatto ora, che è una doppia idea di tonno, sì, ma il tonno deve essere eccezionale, sì, come quello che ha presentato lei. L'occhio, lasciatelo sì, vivere, cioè guardate con gli occhi, non lasciatevi abbindolare da quello che già ad occhi nudi si vede non ha quel valore che potrebbe e dovrebbe avere. È vero, è vero, è vero. Quindi? Allora, prendete un filetto di tonno, tagliatelo, e poi prendete della cipolla per caramellarla, mettendoci del burro tagliata finemente, poi ci mettete dello zucchero e all'ultimo una spruzzata di aceto, e lì viene fatta la cipolla caramellata, un po' come io faccio con le cipolline in agrodolce. Sì, uguale, è lo stesso procedimento. Poi viene messa sopra volendo, io ho usato dei crackers un po' particolari con delle farine un po' più ricercate, ma volendo anche con un pan carré saltato in forno si può benissimo. Basta che ci sia una croccantezza al di sotto quando uno va a mangiare il piatto, insomma, dà proprio le tre consistenze: il dolce, il salato e l'agrodolce. Allora, il tonno può essere o messo sottilissimo, sì, o a dado lata sopra crudo, corredato con qualche piccolo tocco di sesamo, oppure proprio un dado rigirato nelle parti laterali di sesamo, metto in cottura e eccoci qua, a posto. Allora, miei Prodi, che dire? Io vi ringrazio, aspettando il TG finisce stasera, lasciando la linea al telegiornale, e saluta in primo luogo la nostra Susanna, che, come dicevo, dal Carmagnini fa tanti bei piattini. Poi salutiamo Alessio Biagi, che invece la terra di Nello fa, non lo so, non viene la rima. No, che è Nello con acquarello. Invece l'osteria del mare, dove si va a veleggiare, va bene. E poi abbiamo Andrea Sammaritano alla Tropos, la rima non mi viene assolutamente. Andrea Sammaritano col cuore in mano. Col cuore in mano, che mi viene bene. E poi Yuri Dini. Sì.
che ci fa anche lui dei bei piattini. Vabbè, arrivederci a tutti e viva le vacanze di Natale e viva tutte le feste. Arrivederci. Buon Natale.